Buongiorno a tutti e benvenuti a questo quinto appuntamento di Quaranta Scienze 2021, tutto incentrato sulla transizione energetica. Oggi parleremo di un argomento molto importante, soprattutto per il nostro paese. E sarà con noi la professoressa Paola Caputo del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano. Professoressa è ingegnere per l'ambiente e il territorio con dottorato in energetica. Nel 2002 diviene ricercatore di ruolo fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano, dove poi diventa professore associato nel 2017. In questo ambito svolge attività didattica e di ricerca sui temi dell'efficienza energetica, dell'integrazione di fonti rinnovabili e della ottimizzazione di sistemi energetici a scala di edificio, quartiere e città. Dal 2012 è membro del Comitato Tecnico Scientifico di FIPER, che è la Federazione di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, contribuendo a indagini e alle pubblicazioni di rapporti scientifici sul teleriscaldamento a biomassa e sulla produzione di biogas agricolo. Ha partecipato e partecipa a gruppi di lavoro internazionale sui sistemi energetici efficienti, in particolare termici, a scala di comunità, e a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, pubblicandone i risultati in diversi ambiti scientifici. Io quindi lascio la parola alla professoressa Caputo che ci accompagnerà in questa lezione sul ruolo delle biomasse, il contributo delle biomasse alla transizione energetica. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio Nicola Armaroli per la presentazione, ringrazio tutti per l'invito, è veramente un piacere per me far parte appunto della rosa, dell'insieme dei relatori che stanno contribuendo a questa edizione. Il tema, come detto, è un tema insomma abbastanza complesso, abbastanza importante per il nostro territorio. Vedremo adesso di affrontarlo nella maniera più completa possibile, compatibilmente col tempo e gli strumenti che abbiamo a disposizione, nell'ambito di questo concetto che avete già avuto modo di esplorare con gli interventi precedenti, quindi il concetto della transizione ecologica e della transizione energetica che ne fa parte. Inizio con la condivisione dello schermo e vi dico intanto che diciamo, questo evento, questo invito mi ha dato un po' la possibilità di ripercorrere i miei ultimi 20 anni di vita, che sono appunto gli anni che io ho un po' dedicato allo studio di questa risorsa della biomassa, insieme a tante altre cose che appunto ho fatto in questi 20 anni. Ho iniziato a occuparmi di questo tema proprio nel corso del mio dottorato, che risale ormai a circa 20 anni fa, appunto, e poi ho ripreso un po' questa tematica 10 anni fa in corrispondenza del primo libro che ho scritto, appunto, proprio su questo tema. E ripercorrendo un po' le ricerche fatte, come sempre, come spesso purtroppo succede a noi accademici, ho avuto modo anche di constatare che la situazione non è cambiata tantissimo nel nostro paese rispetto a questa risorsa. E intanto diciamo, iniziamo a chiarire un po' che cosa intendiamo noi per biomassa, qual è questa risorsa. Parliamo di una risorsa molto presente nel nostro territorio, in Italia. È una risorsa molto versatile, come vedremo, può essere utilizzata in tanti modi e di sicuro appunto racchiude al proprio interno, a prescindere dalle varie classificazioni che si possono dare della risorsa, racchiude tante matrici, un insieme appunto di materiali di origine organica, un insieme molto eterogeneo. Abbiamo per esempio i residui forestali, i residui agricoli, le colture energetiche dedicate, abbiamo i residui dell'industria alimentare, dell'industria del legno, abbiamo poi tutti i reflui che possono provenire da allevamenti
tecnici oppure anche reflui derivati dalle deiezioni, appunto non solo animali ma anche urbane. Quando si parla di biomassa si può parlare poi anche di biocarburanti, cioè da prodotti liquidi o gassosi che possono essere ottenuti tramite tanti processi, e per questo motivo appunto possiamo parlare di biomassa e di biocarburanti sia allo stato solido, come per esempio la legna, allo stato liquido, come per esempio il biodiesel, e allo stato gassoso, come per esempio il biogas. Parlare di questa risorsa addirittura ci permette di introdurre delle unità di misura differenti, per esempio quando noi misuriamo la quantità di legna che utilizziamo in un impianto di conversione energetica, parliamo di metro cubo stero, che è, come vedete anche dall'immagine in alto a destra, non è proprio un metro cubo di legno, ma rappresenta appunto un certo volume di materiale legnoso sminuzzato o non ancora trattato, che sta accatastato alla rinfusa nello spazio di un metro cubo. Questo per dire appunto che abbiamo a che fare con tantissime matrici che possono presentarsi sotto forme diverse, come vedete anche da quest'altra slide. Quando si parla di biomassa molto spesso si entra anche in alcuni dibattiti, in alcuni conflitti, come per esempio quello dell'uso della biomassa destinata alla conversione energetica oppure ad altri scopi. Di sicuro possiamo dire che la biomassa funziona un po' come se fosse una batteria, no? Cioè è qualcosa che ci permette di stoccare l'energia solare e la CO2 che troviamo in atmosfera grazie al processo della fotosintesi clorofilliana. Quindi in questo modo noi stocchiamo, accumuliamo energia solare e CO2 e utilizziamo questi elementi per l'accrescimento della biomassa. Quando trattiamo la biomassa per la conversione energetica, la CO2 che era stata precedentemente accumulata viene rilasciata nell'atmosfera, e per questo motivo si usa dire che la biomassa è carbon neutral, cioè il bilancio del carbonio è neutrale. Chiaramente è anche una risorsa, possiamo dire, rinnovabile, nel senso che il tempo in cui questa risorsa si rigenera è abbastanza compatibile con le tempistiche legate al suo utilizzo. Tuttavia, siccome appunto per passare dal punto in cui la biomassa si trova sotto forma di energia primaria, quindi prima di ogni tipo di conversione, fino all'uso finale, ci sono tanti passaggi, infatti parleremo di filiera, per tener conto di tutti questi passaggi, almeno a livello, diciamo, normativo in Italia, noi assegniamo alla biomassa una quota rinnovabile pari all'80% circa, e possiamo anche dire che la biomassa non è proprio completamente neutrale sotto il profilo del ciclo del carbonio, ma è quasi totalmente neutrale. Cioè c'è una emissione di CO2 chiaramente legata a tutti i processi di trattamento, ma questa emissione è contenuta rispetto all'uso finale. Bisognerebbe anche capire un po' più nel dettaglio appunto come si organizza tutta la filiera. Dobbiamo parlare proprio di una catena che prevede una fase di crescita, di accrescimento, una fase di raccolta e gestione dell'approvvigionamento della biomassa, e poi tutta la fase successiva con l'impiego energetico. Chiaramente, come vedete, i fattori che influiscono su tutti questi elementi sono molteplici, e sono proprio tutti questi fattori che possono in alcuni casi mettere in crisi anche la sostenibilità stessa dell'utilizzo della biomassa. Una cosa che sicuramente possiamo dire è che questa risorsa è, oltre ad essere appunto programmabile, perché è una rinnovabile che per la forma in cui si presenta può essere utilizzata dove, come, quando serve, a differenza di altre fonti rinnovabili come per esempio quella solare o quella eolica, quindi è programmabile,
Come ho già detto, è versatile, cioè può essere utilizzata per tanti scopi che vanno dalla generazione termica alla generazione elettrica e anche all'uso nei trasporti, ed è molto abbondante sul territorio italiano. Per esempio, se pensiamo a come è fatta la nostra nazione, circa un terzo del territorio è coperto da foreste, che sono rappresentano un'ottima risorsa di biomassa legnosa. Poi, dove non abbiamo foreste, abbiamo attività agricole, che anche lì i residui agricoli rappresentano un'ottima risorsa di biomassa agricola. E dove non abbiamo questo, abbiamo delle città che, analogamente con i reflui, possono rappresentare comunque un'altra fonte di questa risorsa. Quando noi andiamo ad analizzare però la tipologia di biomassa, prendiamo in generale in considerazione alcune caratteristiche, sia quantitative sia qualitative. La caratteristica che andiamo ad analizzare subito è il potere calorifico, cioè il contenuto di energia che c'è in un'unità di peso o di volume di questa risorsa. Per esempio, dal grafico riportato qui in basso, vediamo che se parliamo di legna, sulla base del contenuto di acqua, cioè di umidità della legna, noi possiamo definire differenti valori di potere calorifico. La legna che utilizziamo tradizionalmente, per esempio, negli impianti a biomassa, il cosiddetto cippato di legna, che non è altro che legna sminuzzata, ha in generale un potere calorifico più o meno intorno ai 9-10 megajoule per chilogrammo, giusto per avere in mente un numero e per iniziare a capire anche appunto la densità di energia che questa risorsa si porta dietro. Direi che, dato il tempo che abbiamo a disposizione, non riusciamo adesso a parlare di tutti i meccanismi di conversione, di tutto quello che noi troviamo all'interno di questa complessa filiera. Potremmo star qui tantissime ore a parlarne, ma appunto non c'è modo di farlo. Di sicuro possiamo però dire che questa risorsa ci permette appunto di soddisfare differenti usi finali. C'è un panorama tecnologico molto molto vasto e direi anche maturo a supporto della conversione energetica. In questo nostro primo incontro, in particolare, faremo riferimento a tutti gli elementi di conversione per produrre calore, quindi per coprire gli usi termici attraverso la biomassa. Ricordiamoci però che davvero sono tanti i processi che ci permettono di passare lo vediamo anche dalle foto, diciamo, dalla risorsa così come noi la troviamo nel territorio, fino a quando la andiamo ad utilizzare direttamente, per esempio, in un impianto di combustione. Questa slide è soltanto appunto per dirvi che ci sono, per esempio, dei processi termochimici oppure di tipo biologico oppure altri tipi di processi che ci permettono poi di arrivare a quello che a noi serve alla fine di tutta questa filiera, cioè calore per riscaldare gli edifici, oppure dei biocarburanti liquidi o gassosi che possiamo utilizzare per vari scopi, oppure appunto anche elettricità. Per quanto riguarda l'utilizzo di questa risorsa, io ho fatto riferimento, per esempio, ad alcuni dati statistici che ho trovato del GSE per l'anno 2019, e questo è un pochino il quadro, cioè diciamo che fatto 100 l'insieme delle bioenergie, circa il 60-70% viene utilizzato a scopo termico e poi la rimanente parte si divide quasi in maniera equivalente tra l'uso nei trasporti e l'uso per gli scopi elettrici. Se parliamo di produzione elettrica attraverso la biomassa, abbiamo sostanzialmente, diciamo, tre meccanismi di produzione. Uno è la produzione di biogas, da matrici agricole, con successiva conversione del biogas in elettricità. Un altro modo, che però, come spiegherò appunto nel corso della lezione, non è quello ottimale, è quello che riguarda la produzione di elettricità in centrali termoelettriche a legna. E un altro modo ancora è la produzione di elettricità in piccole unità di cogenerazione, che in generale noi andiamo ad abbinare
ad impianti di teleriscaldamento a biomassa. Adesso, senza introdurre in maniera un pochino così prematura troppi elementi, diciamo soltanto che appunto grosso modo il 15, 16, 17% dell'elettricità rinnovabile in Italia è prodotta attraverso biomassa. Come dicevo prima, la maggior parte della biomassa viene utilizzata a scopo termico e bisogna sottolineare che in questo caso il ruolo principale è quello assunto da piccoli impianti di tipo domestico, quindi tipicamente camini, caldaie, stufe a legna, stufe a pellet, che sono diffuse un po' appunto polverizzate sul territorio nazionale. Soltanto una quota, diciamo, molto più piccola viene invece destinata agli impianti di teleriscaldamento, che sono invece, a mio parere, il sistema tecnologico più efficiente per utilizzare questa risorsa, almeno per coprire gli scopi termici. Quindi forse appunto con questa immagine possiamo rappresentare l'uso più diffuso di questa risorsa sul nostro territorio. Adesso cerchiamo, dopo questa breve introduzione, cerchiamo di capire appunto perché la biomassa può essere interessante sulla base degli obiettivi definiti appunto per la transizione energetica. Sulla base di quello che abbiamo detto, di sicuro la biomassa può contribuire, per esempio, all'obiettivo di neutralità climatica, perché il bilancio del carbonio, come abbiamo detto, è quasi nullo. Di sicuro utilizzare in maniera sostenibile biomassa ci permette anche di raggiungere o di contribuire a raggiungere l'obiettivo di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e di sicuro ci permette di dare un contributo importante alla transizione verso l'economia circolare, appunto verso esperienze di economia circolare. Bisogna anche sottolineare che gli obiettivi, diciamo i recenti obiettivi definiti a livello europeo, tutti prevedono un forte incremento dell'uso di questa risorsa negli scenari al 2030-2050 e dall'altro lato, nel nostro paese assistiamo sempre ad una certa instabilità a livello normativo, a livello burocratico rispetto all'utilizzo di questa fonte, quindi non abbiamo però dei provvedimenti recenti già pronti che vadano direttamente in questa direzione. Stiamo parlando di una risorsa, ripeto, molto presente sul nostro territorio, rinnovabile, ma non per questo deve essere sprecata. Quindi quando noi parliamo di conversione energetica della biomassa, dobbiamo necessariamente fare riferimento a tecnologie adeguate e appunto a sistemi che permettano poi di utilizzare questa risorsa nell'ambito di un processo di rinnovamento del sistema energetico che deve tener conto anche, per esempio, dell'efficienza energetica, quindi va sempre appunto combinata con processi di riduzione della domanda, modifica del nostro patrimonio anche edilizio e appunto aumento dell'efficienza di tutti i passaggi della conversione che ci sono all'interno della filiera biomassa. Quindi dobbiamo un po' sganciarci da questa visione dell'utilizzo della biomassa in piccoli sistemi domestici come camini, stufe e quant'altro, e pensare a dei sistemi di conversione più efficienti e anche basati su bacini di approvvigionamento di tipo locale che permettano anche poi delle pratiche, diciamo, effettivamente sostenibili sotto il profilo energetico, ambientale e anche economico per i territori che sono coinvolti in questi nuovi sistemi energetici. In questa slide voi vedete appunto delle apparecchiature molto molto diciamo poco efficienti, per esempio un camino aperto ha un'efficienza del 10-15%, il che significa che per ogni kilowattora di legna che io brucio ne ottengo 0,10-0,15 come calore. Invece ci sono delle nuove caldaie automatizzate a pellet o a cippato che ci permettono di avere dei rendimenti anche superiori all'85%, quindi appunto
con ovvi benefici. Cercando adesso però di focalizzarci su alcune matrici, alcune filiere, proprio perché abbiamo visto che il panorama è molto molto ampio, ho pensato di portarvi l'esempio della filiera bosco-energia, cioè di tutta quella filiera che parte dalla manutenzione corretta del patrimonio boschivo e arriva all'utilizzo della legna, per esempio a scopo del riscaldamento. Il nostro, come dicevo prima, il nostro territorio ci offre circa 10-11 milioni di ettari di foreste, quindi abbiamo un vero e proprio patrimonio di boschi e foreste che vanno salvaguardati. In questi boschi va fatta una corretta manutenzione. Vanno salvaguardati non soltanto per questioni forestali o per questioni energetiche, ma proprio anche per contribuire, per esempio, alla riduzione del rischio idrogeologico, altro problema molto importante nel nostro paese. Qui, per sgombrare un po' subito il campo da alcune obiezioni che spesso si sentono, dobbiamo dire che il prelievo boschivo in Italia è circa intorno al 20-30% dell'accrescimento, cioè vuol dire che se 100 è la crescita in termini di biomassa all'interno dei boschi, noi ogni anno preleviamo circa 20-30. E questo prelievo è molto al di sotto della media europea. Quindi che cosa facciamo? Non preleviamo, diciamo, preleviamo meno di quanto facciano altri paesi europei, però nel contempo importiamo tanta energia fossile. Quindi di sicuro un meccanismo correttivo che bisognerebbe trovarlo. E di sicuro appunto l'utilizzo ottimale di questo patrimonio potrebbe anche darci dei benefici nella direzione della riduzione appunto dell'uso delle fonti fossili, dell'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili e quindi della riduzione sostanzialmente anche della nostra dipendenza energetica. Ovviamente tutto questo che io ho detto adesso in maniera un po' qualitativa va tradotto in numeri e dobbiamo capire anche poi numericamente qual è la risorsa che noi abbiamo a disposizione. Per esempio, oggi il teleriscaldamento a biomassa copre un po' meno, diciamo circa l'1% o il 2%, qui bisogna capire anche come si fanno le stime, della domanda di riscaldamento e acqua calda sanitaria che abbiamo in Italia, quindi molto molto poco. Perché? Allora, intanto perché abbiamo varie tecnologie competitive per la generazione termica, gas naturale prima di tutto, nonostante molti paesi vadano nella città vadano nella direzione della, diciamo, sempre maggiore limitazione all'utilizzo del gas, noi in Italia continuiamo ad espandere la rete di distribuzione del gas metano e a prescindere da quello che sta succedendo proprio nell'ultimo periodo con l'incremento dei prezzi del gas metano, c'è comunque questa fonte molto competitiva. Un'altra tecnologia competitiva è quella offerta dalle pompe di calore nella direzione dell'elettrificazione dei consumi di cui avete già parlato abbondantemente. Poi però ci sono anche delle tecnologie competitive non per la generazione termica ma per l'utilizzo della risorsa biomassa. Per esempio c'è competizione rispetto alla produzione elettrica in centrali termoelettriche, c'è competizione rispetto al teleriscaldamento per l'uso della biomassa in dispositivi domestici e poi altre tecnologie competitive potrebbero essere quelle della pirolisi gasificazione, che sono delle tecnologie un po' più complesse, non ancora diciamo così diffuse alla scala del mercato. Tutto questo insieme di circostanze fa sì che il teleriscaldamento a biomassa sia appunto così poco diffuso sul nostro territorio. Qui vedete alcune immagini che richiamano un po' i contesti montani, alpini o degli Appennini in cui noi siamo abituati a collocare giustamente esempi di questo tipo. Perché? Perché in generale questi contesti sono proprio inseriti in un bacino, in un territorio dove la risorsa è fortemente presente, quindi è più accessibile, se ne può prevedere appunto una valorizzazione locale non solo a livello energetico ma anche con tanti impatti
sull'economia locale di questi territori. Tuttavia, ci sono anche degli impianti di teleriscaldamento che operano, per esempio, in zone di pianura. C'è anche un impianto vicino, molto vicino a Milano, giusto per parlare della località dove vivo io. E quindi è una tecnologia che può essere proposta anche in alcuni contesti, appunto, non montani. Come è fatto un impianto di teleriscaldamento? Ha una parte, diciamo, ha principalmente tre parti. Una parte che è la centrale termica, dove noi mettiamo in atto la conversione dell'energia, quindi passiamo per esempio dalla legna al calore. Poi abbiamo una rete che passa nel sottosuolo, quindi un insieme di tubi ben isolati che passano nel sottosuolo. Questa rete distribuisce l'acqua fino ai nostri edifici, quindi fino agli utenti finali, e in corrispondenza degli edifici noi abbiamo delle sottocentrali di scambio termico, quindi ci sono delle macchine cambiate scambiatori di calore che ci permettono proprio di regolare lo scambio termico tra la rete e le utenze finali. Quindi ci sono questi tre elementi. Chiaramente, ma oltre a ciò, è previsto un sistema di gestione e controllo di tutto il sistema, che è appunto fondamentale, e dove abbiamo la centrale abbiamo anche una parte dell'impianto che si chiama linea di trattamento dei fumi, e che è quella parte dell'impianto appunto importantissima che ci permette di ridurre drasticamente l'emissione in atmosfera di polveri, ossidi di azoto e altre sostanze inquinanti, che sono appunto sostanze che naturalmente si producono durante la combustione della biomassa. Non va mai dimenticato il fatto che la biomassa è un combustibile, in questo caso la biomassa legnosa, sto parlando di quello, è un combustibile solido, quindi nel momento in cui viene bruciata in un impianto, chiaramente a questo consegue un'emissione, una produzione di polveri che devono e possono essere abbattute attraverso dei sistemi di filtrazione molto efficienti, che sono installati per esempio nelle centrali di teleriscaldamento. Qui vedete la centrale di teleriscaldamento di Tirano, che è un comune montano della provincia di Sondrio, in Lombardia. Rispetto a questo tipo di utilizzo della biomassa non ho molte cose da aggiungere, perché possiamo dire che parliamo di tecnologie sicuramente mature, disponibili sul mercato. Parliamo di taglie, cioè di dimensioni molto piccole. Io non so quanta dimestichezza abbiate voi con le grandezze, con le unità di misura energetiche, però parliamo di sistemi che vanno da 1 megawatt come potenza installata fino a circa 20 o poco più megawatt termici, appunto, come potenza installata. Se abbiamo anche delle unità di cogenerazione, cioè delle macchine che producono elettricità e calore insieme, queste unità in generale sono molto molto piccole. Possiamo dire che per ogni megawatt elettrico relativo alla cogenerazione ne abbiamo dall'altra parte 8 termici, questo giusto per darvi un po' l'idea appunto del dimensionamento che caratterizza questi impianti. Vi ho detto prima appunto che ho ripercorso un po' le mie ricerche degli ultimi anni per pensare a come riassumere questa vasta tematica oggi, e nel fare questo appunto non posso non parlarvi della Federazione Italiana di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, FIPER. Come diceva Nicola Armaroli prima, io faccio parte del comitato tecnico di questa federazione. Questa federazione raccoglie molti soci al proprio interno. I soci si occupano principalmente di impianti di teleriscaldamento a biomassa e di impianti di produzione di elettricità da biogas agricolo. Grazie a questa federazione sono state fatte tante indagini appunto sullo stato dell'arte di queste tecnologie nel nostro paese, e sono stati anche prodotti dei rapporti. Qui ho riportato appunto i 4 rapporti prodotti negli ultimi 5-6 anni.
non sono dei libri, come dire, messi in commercio, cioè non vengono venduti, sono dei libri che potete anche o scaricare dal sito o richiedere e vengono appunto forniti gratuitamente. Quindi se qualcuno avesse delle curiosità può anche approfittare di questa disponibilità. In riferimento proprio all'ultimo rapporto di FIPER a cui ho partecipato, vi propongo adesso un po' questo riassunto, no? Questo schema proprio rispetto al teleriscaldamento a biomassa. Allora, per scrivere questo rapporto ho analizzato 82 impianti e alcune piccolissime reti che appunto sono state considerate poi in maniera aggregata. Tenete presente che in Italia gli impianti di teleriscaldamento a biomassa sono un po' più di 100, ecco, quindi il campione è abbastanza grande, il campione analizzato. La maggior parte di questi impianti è collocato nella provincia autonoma di Bolzano perché per ovvi motivi non solo di presenza abbondante della risorsa legnosa, ma per altri motivi anche di carattere normativo, regolatorio, ma anche proprio di attitudine nell'utilizzo delle fonti rinnovabili e abitudine al loro utilizzo. La potenza di questi impianti, grosso modo, il grosso della potenza appunto si colloca tra i 5 e i 20 megawatt, poco meno della metà degli impianti italiani sono cogenerativi, quindi c'è anche un'unità che produce elettricità. La maggior parte di questi impianti sono collocati nelle aree non metanizzate, cioè nelle aree che non sono ancora state raggiunte dalla rete del gas metano. E perché? Perché in origine, in questi luoghi, prima della diffusione delle pompe di calore, il vettore appunto utilizzato a scopo termico era il gasolio, che come sapete è un combustibile con un forte impatto energetico ambientale. Anche per motivi economici, questo combustibile è stato sostituito progressivamente in queste aree con biomassa legnosa. Però, come vedete, più o meno un terzo degli impianti sono collocati nella rete in cui scusate, nelle zone in cui la rete del gas metano è presente. Facendo un confronto, diciamo, tra l'opzione di utilizzare o non utilizzare in questi territori la risorsa biomassa a scopo teleriscaldamento, abbiamo fatto anche un po' delle valutazioni, per esempio, sui benefici energetici, ambientali ed economici di cui vi parlerò. In questi impianti però bisogna ricordare che nel passare dalla fonte primaria fino appunto all'utente finale, i rendimenti appunto che ci sono sul lato termico e sul lato elettrico sono collocati più o meno intorno al 70-80% per quanto riguarda il rendimento termico e circa intorno al 15-18 massimo per cento in termini di rendimento elettrico. Se noi andiamo a fare però il confronto di cui parlavo prima, cioè andiamo a verificare che cosa stiamo sostituendo quando andiamo ad utilizzare la biomassa, cioè stiamo sostituendo degli impianti a gas, stiamo sostituendo degli impianti a gasolio, che cosa stiamo sostituendo? E andiamo a valutare appunto la situazione che c'era prima e quindi la situazione poi che si è creata dopo l'avvio di questi impianti, possiamo dire che sicuramente ci sono dei benefici. Per esempio, questi benefici possono essere valutati in termini di risparmio di energia primaria fossile. Andando a vedere un po' il funzionamento di questi impianti, il risparmio di energia primaria fossile, facendo il confronto appunto tra prima e dopo la realizzazione dell'impianto, è circa, per dare un numero da non prendere come oro, però un numero medio indicativo, il risparmio è circa intorno al 70% e un risparmio un pochettino inferiore, ma diciamo analogo, può essere espresso in termini di CO2 risparmiata. E, chiaramente la situazione può cambiare a seconda di come l'impianto funziona, con quali rendimenti, sulla base anche di come è costruito il profilo della domanda, quindi degli utenti che richiedono calore o elettricità e di una serie di altre considerazioni. Se oltre a queste valutazioni di carattere, diciamo, energetico e ambientale,
volessimo dare anche delle valutazioni di carattere economico, dovremmo effettivamente di nuovo parlare di filiera e andare a verificare di nuovo anche sotto il profilo economico tutto ciò che accade dal bosco fino all'utilizzo energetico. E qui attraverso delle stime che sono state fatte con delle valutazioni economico-finanziarie è stato verificato, per esempio, che l'impatto monetario è molto importante, così come è molto importante anche l'impatto occupazionale. Proviamo a chiarire un pochino di più i numeri che ho riportato in questa slide. Che cosa vuol dire impatto monetario? Allora, vedete che questo, diciamo, fattore moltiplicativo qui indicato è pari a 2,65, il che significa che per ogni euro fatturato da questi impianti, se ne generano 2,65. In questo caso noi dobbiamo considerare l'impatto diretto, cioè quello relativo al funzionamento dell'impianto, l'impatto indiretto, cioè quello relativo a tutte le aziende che in qualche maniera forniscono sistemi o componenti e sono collegate all'impianto che stiamo considerando, e poi dobbiamo considerare anche l'impatto indotto, cioè tutti quei meccanismi che si creano nel momento in cui si genera reddito e questo reddito genera dei consumi. Quindi appunto l'impatto monetario è molto, molto importante. L'impatto occupazionale ancora più importante, cioè per ogni ULA significa unità lavorativa annua, per ogni ULA generata in corrispondenza di questi impianti se ne generano poi complessivamente circa altre 15. Ora, non è detto che i benefici economici di questi impianti debbano essere valutati in questa maniera, con questo tipo di analisi, però di sicuro una cosa molto evidente è che queste esperienze di carattere locale costituiscono un'ottima, come dire, opportunità di sviluppo di imprese e aziende, economie locali, sfruttando poi anche dei meccanismi di circolarità. Quindi si va ad ottimizzare, per esempio, la gestione boschiva e in corrispondenza di questo si creano tante altre attività sul territorio. Parlando appunto di un tema abbastanza caldo, no, che emerge sempre quando si cita la risorsa biomassa, diamo anche appunto un po' uno sguardo alla questione delle polveri. Come dicevo prima, tutti sappiamo che la presenza di polveri in atmosfera è appunto una delle problematiche che più caratterizza il nostro territorio, soprattutto la zona padana in cui mi trovo io, la zona del bacino padano. E quindi molto spesso questi impianti vengono in alcuni casi giustamente ostacolati perché la combustione della legna provoca. Su 2 giorni, domani è per aggiornamento. C'è un microfono acceso. L'emissione appunto, la combustione della legna provoca l'emissione di queste sostanze in atmosfera. Beh, allora va considerato però che se la risorsa è utilizzata con dei sistemi efficaci sotto il profilo della filtrazione appunto delle polveri, come per esempio gli impianti di teleriscaldamento che hanno, proprio anche sulla base della normativa vigente, hanno una sezione dedicata proprio alla filtrazione e all'abbattimento di questi inquinanti. Se facciamo una comparazione tra la legna utilizzata in impianti di questo tipo e la legna utilizzata in piccoli impianti domestici scarsamente efficienti, vediamo che c'è un beneficio, cioè c'è un risparmio. Di sicuro gli impianti di teleriscaldamento a parità di energia utilizzata emettono meno polveri rispetto a questi piccoli dispositivi domestici. Attenzione che sto parlando di dispositivi domestici, cioè utilizzati a scala di singola unità abitativa o di edificio. Sto parlando di dispositivi vecchi con una scarsa efficienza anche a livello energetico. È vero che sono presenti dei dispositivi di piccola taglia, nuovi che hanno appunto delle emissioni decisamente inferiori. Quindi anche qui bisogna sempre un po' fare un certo distinguo. Vedendo appunto un po' quello che è successo su questi territori, quindi analizzando proprio queste esperienze di
pianificazione energetica territoriale, di avvio di iniziative non solo energetiche ma anche economiche a livello territoriale, possiamo dire che sicuramente in molti casi sono state iniziative appunto di successo se il contesto è stato effettivamente quello adeguato. In questi contesti, per esempio, è stato possibile procedere con una valorizzazione della risorsa locale che ha dato anche origine ad una maggiore cura del territorio, non soltanto del patrimonio boschivo, ma proprio del territorio in generale. Si sono poi definite varie occasioni di sviluppo economico e quindi si è creato anche poi un po' il presupposto per la replicabilità di queste esperienze. Tenete presente che in alcuni casi, per esempio, mettere in atto dei progetti in cui si interviene con delle strutture sotterranee, come per esempio quelle previste dalle reti di teleriscaldamento, dà anche l'occasione per promuovere la diffusione di altri elementi, come per esempio appunto l'abbinamento della fibra ottica che viene stesa nel sottosuolo in corrispondenza degli scavi che appunto servono per il teleriscaldamento. Quindi in questa maniera in alcuni territori, per esempio, è stato possibile non solo fornire calore attraverso il teleriscaldamento, ma fornire una connessione più veloce attraverso la fibra ottica, beneficiando di un solo scavo, quindi anche con un effetto appunto di ottimizzazione delle risorse e delle tempistiche. Detto questo, appunto, sempre in riferimento al teleriscaldamento, ci verrebbe da dire: ma allora perché questi impianti non si sono diffusi di più rispetto allo stato di fatto? Allora, un motivo è un po' quello della competizione del gas naturale e di altri vettori, come già ho detto prima. Un altro motivo è che questi impianti hanno un costo di investimento molto elevato, che si ammortizza in un orizzonte temporale abbastanza lungo e quindi non sempre si riescono a mettere in atto degli accordi e degli investimenti, diciamo, di tipo pubblico-privato che ci permettono poi di accettare un impianto di questo tipo. Molto spesso ci sono anche dei motivi, appunto delle barriere non tecnologiche, non economiche, degli ostacoli alla diffusione di questi impianti, che in alcuni casi sono giustificati, in altri casi un po' meno giustificati, però insomma servirebbero poi degli studi accurati di supporto per capire meglio questo problema. Non da ultima va anche considerata la disponibilità effettiva della risorsa, perché è vero, io prima ho detto un terzo del territorio nazionale coperto da foreste e boschi. Certamente non tutti questi ettari di boschi e foreste possono essere raggiunti per estrarre della biomassa per la conversione energetica. Ci sono appunto c'è una quota di potenziale teorico che non si può tradurre in potenziale tecnicamente disponibile per una serie di motivi strutturali, di accessibilità, eccetera, eccetera. Sempre appunto nell'ambito di questi studi abbiamo fatto anche un po' di valutazioni sul potenziale, no? Cioè appunto dove potremmo arrivare a proporre altri impianti di questo tipo. E per esempio abbiamo fatto una verifica su i piccoli comuni presenti in Italia dove non c'è ancora la rete del gas naturale e dove il clima è abbastanza freddo, quindi diciamo è possibile anche immaginare che sia fattibile sotto il profilo tecnico-economico un impianto di teleriscaldamento a legna. E abbiamo visto appunto che con un po' di sorpresa che questi comuni sono circa 400-500 a seconda di come si fanno le indagini. Alcuni comuni si trovano non soltanto nelle regioni del nord Italia, ma anche in alcune regioni del centro e del sud. Ovviamente sto parlando delle aree montane più fredde, e quindi appunto si potrebbe di sicuro proporre un'ulteriore diffusione di questa tecnologia. Attenzione però che questa tecnologia
sta un po' correndo il rischio di essere considerata, diciamo, un po' obsoleta, qualcosa di troppo maturo, di, diciamo, un po' difficile da svecchiare. Questo perché anche la tecnologia del teleriscaldamento a biomassa dovrebbe essere appunto considerata nell'ottica dell'evoluzione complessiva dei nostri sistemi. Noi sappiamo che i nostri edifici, per fortuna, stanno un pochino migliorando le loro prestazioni. Questo significa che, per esempio, le temperature richieste possono essere minori rispetto a quelle che si chiedevano in passato. Sto parlando delle temperature richieste dagli impianti di riscaldamento. Dobbiamo anche metterci nell'ottica di andare verso delle reti termiche che siano in grado di accettare più fonti rinnovabili al proprio interno. Quindi, per esempio, la biomassa può essere abbinata con altre fonti, con dei sistemi di stoccaggio, di accumulo del calore che permettano di regolare meglio appunto l'abbinamento tra la domanda e la produzione energetica. Quindi tutto questo va considerato e ci sono tante esperienze, tante ricerche a livello internazionale appunto che vanno in questa direzione. Avrete anche voi sentito parlare di, per esempio, di teleriscaldamento di quarta, quinta generazione, di reti dove si interconnettono più risorse, dove per esempio si cerca di utilizzare anche il calore di scarto che si ha a disposizione in vari punti del territorio, eccetera, eccetera. Quindi questo per dire che bisogna anche cercare di inquadrare questa tematica in un'ottica evolutiva, se questa tecnologia vuole essere effettivamente uno dei pilastri per la transizione energetica. Se ci sono ancora giusto 5-10 minuti, io farei vedere con poche slide l'altra faccia della medaglia. Cioè abbiamo parlato della filiera bosco, bosco energia, quindi biomassa legnosa, adesso parliamo della filiera agricola, cioè quella che va dall'agricoltura fino alla produzione di elettricità. Quindi parlo adesso per pochissimi minuti, prometto, del biogas agricolo. Allora, intanto il biogas viene appunto prodotto con digestione anaerobica, questi grandi reattori che si trovano nelle nostre campagne. La produzione di elettricità derivante dall'utilizzo del biogas agricolo prodotto con digestione anaerobica copre circa il 2-3% dei consumi elettrici, quindi di nuovo stiamo parlando di una risorsa poco presente. Abbiamo grosso modo 1 megawatt elettrico installato in questi impianti e questi impianti appunto vengono alimentati con biomasse di tipo vegetale, quindi diciamo residui agricoli o insilati di mais o di colture simili, e utilizzano però anche reflui zootecnici e sottoprodotti. Questo significa che svolgono anche appunto un cosiddetto servizio ecosistemico, cioè riescono a utilizzare queste matrici che altrimenti sarebbero sprecate. Come vedete, se partiamo appunto dal campo agricolo e arriviamo fino alla fine di questo diagramma che rappresenta un po' la conversione energetica, vediamo che fatto 100 appunto quello che entra, soltanto circa il 30-35% viene convertito in elettricità, un'altra quota viene convertita in calore e solo una piccola parte di questa quota convertita in calore viene effettivamente utilizzata. Qui il panorama appunto nazionale è molto molto vasto, abbiamo degli impianti che come potenza vanno più o meno da 100 kW fino a 1 megawatt elettrico e le cosiddette diete, cioè l'insieme delle matrici che vengono alimentate al reattore, possono essere molto differenti. Ci sono degli impianti che funzionano quasi soltanto utilizzando reflui e degli impianti che funzionano quasi soltanto utilizzando per esempio insilati di mais. Le prestazioni sono quelle che avete già visto nel diagramma, più o meno appunto abbiamo dei rendimenti elettrici e termici confrontabili tra loro come valori e la cosa da tenere presente è che questi impianti spesso funzionano in assetto cogenerativo, cioè
il calore sviluppato dalla combustione del biogas viene utilizzato non soltanto appunto per la conversione in elettricità, ma anche proprio per usi termici, che possono essere gli usi interni all'impianto, quindi riscaldamento dei reattori in cui viene la digestione, oppure riscaldamento per esempio di serre, edifici, eccetera, eccetera, di altre utenze che si trovano in prossimità dell'impianto. Molto spesso ci sono anche delle piccole reti di teleriscaldamento alimentate con questo calore. Anche qui, facendo un po' dei bilanci, delle valutazioni tra la situazione, diciamo, prima e dopo la realizzazione dell'impianto, che cosa si nota? Si nota che gli impatti, diciamo, gli elementi negativi che caratterizzano questi impianti sono quelli legati ai consumi di energia e di materia per produrre le matrici, quando si usano matrici agricole, e al gasolio o altri combustibili utilizzati in tutte le fasi appunto di lavorazione e in tutte le fasi presenti prima e dentro l'impianto. I benefici invece sono quelli legati al fatto di aver sostituito dell'elettricità presa dalla rete elettrica nazionale, di aver prodotto appunto anche calore in maniera cogenerativa e di aver sostituito urea o altri fertilizzanti grazie all'utilizzo del digestato, che è appunto il prodotto che si ha al termine della digestione anaerobica oltre alla produzione di biogas. Come vedete da questa barretta azzurra, senza entrare troppo nei numeri, comunque il bilancio è decisamente positivo a favore appunto di questi impianti. La stessa cosa si può ottenere se guardiamo il dato della CO2 invece che guardare quello dell'energia primaria fossile, e appunto si nota che nonostante qui le cose siano un pochino più complesse, perché per esempio vanno considerate anche le emissioni di biogas non captato, oppure le emissioni di CO2 equivalente che si hanno dallo stoccaggio dei liquami, eccetera, eccetera, le cose si complicano nei calcoli, però vedete che comunque si ha un bilancio positivo. E facendo appunto un po' un riassunto, facendo riferimento a un impianto medio, possiamo vedere che l'impianto medio rappresentativo di tutti i casi italiani, l'impianto grosso modo consuma circa 4.000 tonnellate annuo come matrici agricole, circa 10.000 tonnellate annuo come sottoprodotti, reflui e quant'altro che vengono valorizzati, si produce una ottima quantità di digestato che può essere utilizzato come ammendante o anche come fertilizzante, e si evita un grande quantitativo appunto di CO2. Quindi i benefici sono quelli di nuovo legati al risparmio di CO2, al risparmio di energia fossile, al fatto di aver valorizzato delle matrici che altrimenti non sarebbero state valorizzate, e alla produzione di digestato che ci permette di produrre meno fertilizzanti chimici. Questo grafico invece è un po' relativo alla situazione, diciamo, complessiva italiana, dove i benefici descritti prima vengono appunto riportati in maniera aggregata rispetto al contesto nazionale. Questi impianti chiaramente non sono però, sto parlando del biogas, non sono perfetti, di sicuro ci sono delle opportunità di miglioramento che possono essere appunto tradotte in azioni pratiche. Bisognerebbe per esempio capire come ridurre gli impatti relativi alla preparazione e alla predisposizione delle matrici utilizzate nella digestione anaerobica, bisognerebbe capire come valorizzare meglio il calore prodotto in cogenerazione quando si brucia il biogas, bisognerebbe ridurre più possibile la quota di biogas non captato e quindi non mandato a combustione, e cercare appunto di ottimizzare un po' tutta la filiera. Come penso saprete, da un po' di tempo si parla di biometano come appunto biocarburante ottenuto a partire dal biogas dopo opportuna depurazione. Si toglie sostanzialmente la CO2, si toglie il vapore, si tolgono altri inquinanti presenti.
Anche qui, facendo lo stesso discorso di prima della, appunto, dei benefici economici, bisogna sottolineare il fatto che questi impianti, in alcuni contesti agricoli dove magari dei terreni erano stati abbandonati o si erano verificate delle condizioni molto critiche sotto il profilo economico-sociale, questi impianti sono stati un po' una valvola d'ossigeno di nuovo anche in questi territori rurali, e qui vedete gli impatti economici di cui ho parlato prima, cioè l'impatto monetario, l'impatto occupazionale. Come vedete, rispetto al teleriscaldamento a biomassa i numeri indicati sono un po' più bassi, ma sono comunque appunto dei numeri interessanti. Quindi, volendo concludere un po' questa veloce carrellata, possiamo dire che sicuramente l'utilizzo delle bioenergie nella direzione della transizione energetica è importante, perché ci permette di avere appunto i tre benefici, diciamo, i benefici nei tre ambiti che di solito si considerano, quindi l'ambito energetico, l'ambito economico e l'ambito ambientale. Ma la cosa fondamentale è che quando si parla di biomassa o di bioenergie bisognerebbe porsi sempre una serie di domande. Quindi, perché utilizzare questa risorsa, come utilizzarla, quando, dove, che cosa o per fare che cosa e con quali attori, cioè quali sono gli attori da coinvolgere in questo processo. Io mi fermo qui e sono a disposizione per le vostre domande. Ditemi se devo interrompere la condivisione. Sì, puoi interrompere la condivisione. Grazie Paola. Grazie per questa bellissima lezione, e che adesso apriamo alla discussione, alle domande. Se ci sono domande le potete inviare in chat, oppure sì, le potete inviare in chat per cortesia. Qualcuno, se vuole, può anche intervenire direttamente facendo la domanda. Intanto che le persone pensano a qualche domanda, te ne faccio una io, che è una domanda che spesso viene fatta, e insomma, ed è questa. Per avere la biomassa dobbiamo portarla da qualche parte, perché chiaramente non è il luogo in cui tu hai la centrale, l'impianto di produzione di biogas, non è detto che sia il luogo in cui ci sia la materia prima disponibile. Quindi capisco che è una domanda diciamo troppo generica, però giusto per avere un'idea, cioè entro quanti chilometri io devo avere il mio fornitore della biomassa, che sia legna, che siano scarti agricoli, che sia quello che deve essere, perché la cosa sia ecologicamente sostenibile dal punto di vista delle emissioni e dell'efficienza energetica. Perché è chiaro che quando io porto dell'olio di palma dall'Indonesia, come fanno alcune grandi aziende italiane, lo porto a Ravenna, insomma, consumando migliaia di tonnellate di combustibile in una nave container, forse non è proprio l'idea più brillante. E sempre legato a questo, quindi la distanza, e se ci sono in Italia o in Europa degli esempi di distretti industriali che utilizzano le biomasse per il teleriscaldamento, per le proprie necessità di riscaldare gli ambienti di lavoro, o anche per alimentare le proprie attività industriali. Penso ai distretti della ceramica qui da noi nel Modenese, che sono relativamente vicini ai boschi dell'Appennino. E allora c'è da chiedersi se c'è possibilità di creare delle filiere sostenibili, dove la biomassa è una distanza decente, per distretti industriali che in Italia pullulano vicino alle montagne. Anche in Lombardia penso ci siano tanti distretti industriali, nel Bresciano, nel Bergamasco, che hanno questa potenzialità lì vicino. Cioè, si può pensare di fare questo, perché so che ci sono molti che vanno a proporre adesso questi distretti industriali l'idrogeno, che è una prospettiva molto più lontana di questa. Allora, può essere un'alternativa più concreta questa possibilità di usare le biomasse per i distretti industriali e i loro bisogni energetici? Allora, grazie per queste due domande, perché mi permettono di riprendere alcune cose su cui ho sorvolato per motivi di tempo, e c'entrano proprio il tema dei criteri di sostenibilità dell'uso della risorsa. Allora, ovviamente, prima domanda, quella sui trasporti. Io ho sempre parlato di bacino di approvvigionamento locale, e non è un caso. In molte normative e provvedimenti si parla di filiera corta, ma a me non piace tanto questa definizione perché è un po' qualitativa, però diciamo che
l'orizzonte spaziale del raggio di 50 massimo 100 chilometri dovrebbe essere quello ottimale, cioè io dovrei avere un bacino di approvvigionamento caratterizzato da un raggio di 50 massimo 100 chilometri. Purtroppo questo non avviene, dove ci si scosta parecchio da questo raggio, da questa indicazione, non si può parlare di uso sostenibile della biomassa. Un motivo per cui FIPER, ma come dire, mi trovo d'accordo con loro, si cerca di proseguire con la strada delle grandi centrali termoelettriche a biomassa, il motivo è proprio questo, che se io ho una centrale da 20, 30, ma anche 10 megawatt elettrici, vuol dire che se è di 10 megawatt io ne devo avere 50 come biomassa in ingresso, perché più o meno il rapporto è quello lì, 1 a 5, scusate, e quindi significa avere un grande bacino di approvvigionamento. Siccome in genere dove ci sono le centrali non c'è questo grande bacino di approvvigionamento, si fa arrivare la biomassa da molto lontano, e quindi questo chiaramente non è sostenibile, per una serie di motivi, che non solo motivi legati alle emissioni e al consumo energetico della fase di trasporto, non solo questo, ma chiaramente anche per questo. Per quanto riguarda invece la questione dell'accoppiata, diciamo, con il mondo aziendale, sicuramente sì, ci sono delle esperienze, e questo tema è proprio uno dei temi che anche a livello europeo si stanno proponendo con i nuovi, appunto, le nuove direttive, i nuovi criteri, i nuovi obiettivi, cioè i metodi per realizzare questi obiettivi al 2030 e al 2050. Cioè il fatto di utilizzare la biomassa in distretti industriali è una cosa che si fa anche in Italia, pensiamo per esempio all'industria del legno, che tradizionalmente usa gli scarti della lavorazione del legno per produrre energia. Però effettivamente questa, come dire, questa sinergia con le imprese, con le aziende private dovrebbe essere un pochino più strutturata anche nel caso italiano, magari con dei provvedimenti ad hoc anche un po' più leggeri sotto il profilo burocratico. Benissimo, non ci sono altre domande, ne faccio una, vedo una mano alzata, perfetto, benissimo, ti faccio un'altra domanda io al volo. Ho visto varie stime di potenziali di produzione di biometano per l'Italia, ne ho viste da 2 miliardi a 10 miliardi di metri cubi all'anno, tenuto conto che in Italia ne consumiamo circa 70, se arrivassimo a 10 sarebbe un bel numero. Ecco, esiste questo numero attendibile di quanto effettivamente biometano potremmo produrre in questo paese utilizzando gli scarti? Questa è una domanda difficile. Io, appunto, non a caso non ho messo slide sul biometano, anche perché è un altro vettore di cui si parla tanto, ma in realtà si sa poco, nel senso che non si parla, per esempio, di che cosa possa comportare in termini di, cioè se ne parla ma un po' meno sotto i riflettori, non si dice bene quali sono gli investimenti che l'upgrading a biometano poi comporta per queste piccole aziende agricole. Sono investimenti in assoluto rilevanti, quindi i piccoli impianti che sono nati con un certo meccanismo di incentivazione molto favorevole, non sempre, anzi molto raramente si accollano investimenti di questo tipo. Diciamo che se volessimo dare una stima, dovremmo prendere il quantitativo di biogas prodotto adesso e, diciamo, se lo dividiamo per due, abbiamo più o meno il contenuto di metano che noi abbiamo nel biogas, questo per fare una stima. L'altra considerazione da fare è che di sicuro noi abbiamo delle matrici come reflui o matrici agricole che non sono ancora state utilizzate per produrre biogas e potrebbero essere utilizzate, ma anche qui perché dobbiamo parlare necessariamente di biometano? Cioè abbiamo visto che
Questa risorsa, il biogas, può essere utilizzato a scopo elettrico, a scopo termico o a scopo di upgrading per avere biometano. Quindi, impianto per impianto, caso per caso, bisognerebbe capire come bilanciare questi tre elementi. Anche perché appunto c'è ancora un po', è ancora scritta in maniera un po' fumosa la parte che ci racconta poi come il biometano può essere distribuito, come può essere immesso nella rete del gas, come può essere stoccato in bombole, trasportato con carri bombolai, cioè tutte queste cose ancora non sono così ben chiarite anche sotto il profilo del costo economico. Quindi questo è un po'... Bene, ti ringrazio. Vedo che ci sono delle domande dalle classi, quindi darei a loro la precedenza. Sì. Le mani alzate, procediamo una alla volta. Allora, la quarta B del Pertini di Alatri chiede in caso di non disponibilità di teleriscaldamento e biogas, qual è il metodo migliore che lei propone dopo questi, evitando di usare combustibili fossili? Quindi non ho il combustibile fossile, non ho la biomassa, quale opzione ho per il riscaldamento? Ho l'opzione dei dispositivi domestici, però è proprio, diciamo, l'ultima ratio, però quella è un'opzione, cioè se ho la risorsa, piuttosto che buttarla via, la uso nei dispositivi domestici. Chiaramente dispositivi efficienti, quindi con rendimenti elevati e sistemi di filtrazione. Quindi diciamo le ultime generazioni di caldaie. Sì, ho notato che per esempio in regione da me, in Emilia Romagna, adesso hanno stretto molto l'utilizzo della legna nei camini, nelle caldaie, e comunque bisogna avere un impianto di emissione fumi adeguato, non basta sì. più un tubo qualunque che butta sì, fuori. Sì. Questo non è possibile. Sì, in tutta la pianura padana è così. Esatto, sì. Esatto. Sempre la quarta B chiede: sarà mai possibile creare una fonte di energia senza nessun impatto di CO2 in atmosfera, siccome il teleriscaldamento a biomassa comunque ne rilascia una parte? Non ho capito la domanda, cioè questa è una considerazione. Se loro chiedono se quale altra possibilità abbiamo per scaldarci senza mettere CO2 in atmosfera, tenuto conto che anche le tecnologie che hai presentato comunque non sono... non sono a emissioni zero, no? Hai detto che siamo sotto sotto il 20%, però sono qualcosa di... Sì, allora qui bisogna capire come si fa l'analisi e dove si mette il confine, perché voglio dire, anche produrre calore con una pompa di calore alimentata a fotovoltaico non ha emissioni di CO2 zero, se io vado a considerare che devo produrre i pannelli fotovoltaici, che devo produrre la pompa di calore e che comunque avrò insomma dei costi energetici eccetera anche durante la fase di esercizio. Avrò magari un interscambio con la rete, quindi dovrò prendere elettricità dalla rete e poi venderne a mia volta, insomma, quindi non esistono a oggi dei sistemi che complessivamente sono a bilancio di CO2 nullo. Dipende però da dove si fa l'analisi. È chiaro che se io dico ho una pompa di calore con un fotovoltaico, l'energia fotovoltaica è a CO2 zero perché non ho combustione, è chiaro che se metto il mio confine dell'analisi proprio sul sistema piccolo, cioè fotovoltaico e pompa di calore, lì posso dire che le emissioni sono sicuramente minori. La domanda è assolutamente centrata, questi sistemi, diciamo, ripeto, sono a bilancio di carbonio nullo se io considero il fatto che venga rilasciata in atmosfera esattamente la CO2 accumulata durante la fase di accrescimento della pianta. Ciò che dà un contributo di non neutralità al bilancio del carbonio, quindi che mi fa aumentare sopra lo zero le emissioni di CO2, è tutto quello che ci sta intorno, cioè il fatto che per passare dal bosco fino alla casa io ho una filiera che ha dei consumi energetici anche di energia fossile. Quindi qui, per andare nell'ottica della riduzione, di nuovo bisogna il più possibile utilizzare una fonte di tipo locale. Teniamo però ben presente che questo punto è importante, ma
quando noi abbiamo a disposizione una risorsa, è sempre meglio utilizzarla, no? Quindi se non utilizzassimo questa grande risorsa presente, non la utilizzassimo per nessuno scopo, non potremmo farne altro, quindi sarebbe comunque uno spreco sotto il profilo energetico. Elena chiede, l'elettricità acquistata dalla rete certificata verde dalle aziende prodotta con biomasse, perché una parte dell'elettricità con garanzia di origine è prodotta con biomasse. Si può considerare veramente CO2 free oppure insomma fino a un certo punto? Vale il discorso che abbiamo fatto prima, è esattamente la stessa cosa, cioè se io produco elettricità nel sud Italia da biomassa, con della biomassa che viene portata lì con navi o comunque viene da molto lontano, quella non è, non è una forma di produzione sostenibile, di conversione energetica sostenibile della biomassa. Poi rispetto a tutti i meccanismi di certificazione, possiamo stare qua a parlarne a lungo, però appunto è una cosa un po' complessa. Ok, diamo intanto, ci sono altre due domande, intanto ci dà un'occhiata, diamo la parola a Andrea Tilke, al dottor Andrea Tilke che è in ascolto e può intervenire, grazie. Grazie a Paola Caputo per la presentazione molto interessante. Io faccio parte della segreteria tecnica del ministro Cingolani e lì ci stiamo ponendo un po' i problemi, almeno il mio lavoro attualmente è cercare di immaginare quale può essere lo scenario di un sistema energetico completamente decarbonizzato nel futuro e quale il ruolo che possono avere le biomasse in questo quadro. Mi interessa in particolare parlare di gassificazione e di pirolisi. Perché? Perché intanto perché ci sono dei almeno annunci da parte di una ditta americana che sta costruendo un grande impianto in California, pare, basato su una tecnologia arcoplasma di gassificazione che porta a una produzione di idrogeno molto alta con emissioni molto basse di altro. E questo è una cosa, è un annuncio, io spero di poter vedere un impianto di questo genere funzionare, anche perché ci sono grandi produttori di biomassa, davvero la biomassa è spesso locale, però pensiamo per esempio alle ferrovie. Le ferrovie ogni anno disboscano intorno alle ferrovie per togliere tutta la ramaglia che viene, ma io ho avuto un numero che adesso non riesco a trovare, ma tipo... cioè, migliaia e migliaia di tonnellate di biomassa, queste le portano in giro e possono portarle in giro con ferrovia. Sarebbe una ottima fonte, molto concentrata, perché potrebbe quella sì alimentare dei grandi impianti. La pirolisi ci interessa anche per un altro motivo, perché in futuro molto probabilmente dovremo fare emissioni negative con la biomassa. E quindi dovremmo anche pensare a fare qualcosa che possa permettere poi di stoccare per lungo tempo sottoterra, e per esempio il biochar prodotto da un impianto di pirolisi, per esempio, potrebbe essere stoccato per centinaia di anni sottoterra, e questo togliendo biomassa, togliendo sostanzialmente CO2 dal sistema. Posso rispondere? O... Sì, sì, prego, perché per un modo per dare il là a fare dei commenti e vedere come... Molte grazie per questa domanda. Allora,
diciamo, di pirolisi e di gassificazione si parla da tantissimo tempo, c'è stata una tradizione, diciamo, anche italiana dell'utilizzo di questa tecnologia, tecnologia che non è poi molto decollata nel nostro paese. Ci sono state varie esperienze pilota che per una serie di motivi poi non si sono diffuse. Di sicuro è una tecnologia su cui fare ricerca e investire, e soprattutto appunto è molto importante la presenza dei gruppi industriali. Quindi benvenga l'esperienza della California, speriamo che porti a dei dati di successo. E come diceva lei giustamente, appunto la cosa interessante è che si produce questo gas di sintesi, oppure anche gas e bioliquidi, insomma, a seconda di come avviene il processo di gasificazione o di pirolisi, e si produce anche char, che è una sorta di carbonella, chiamiamola così. Bisogna un po' andare a vedere poi qual è il bilancio energetico della tecnologia nella fattispecie, quindi a questo punto sarei molto curiosa di vedere che cosa succede in questa esperienza californiana, per capire poi se la tecnologia diventa interessante per il caso italiano. Sarebbe molto bello, perché è veramente una cosa di cui si parla da 20-30 anni, ma non è una tecnologia che ha attecchito molto da noi, per una serie di motivi. I primi gasificatori si inceppavano, avevano un po' di problemi tecnici, e poi sempre per il detto che si è sempre fatto così e quindi meglio lasciar perdere strade strane nuove, non è stata esplorata più di tanto. Però di sicuro se ci fosse un successo proprio anche sulla base dei parametri delle prestazioni del bilancio energetico di questo nuovo schema californiano, andrebbe la pena poi di verificare dove, con quali taglie possa essere applicato da noi, ecco. È molto interessante quello che diceva prima anche a proposito delle ferrovie. In effetti noi abbiamo una serie di attività di manutenzione che non vengono prese in considerazione in maniera adeguata in termini poi di raccolta e conversione di quella fonte energetica. Torniamo alle domande in chat. Per la seconda domanda di Elena, se nella prima parte della presentazione la professoressa ne ha parlato, quindi rimando lì. Nicola Tradori chiede: una parte importante della biomassa in realtà è quella che non vediamo, quella che sta sotto, no? Le radici, che a volte sono anche molto profonde. Quando noi diciamo che l'80% della biomassa è rinnovabile, teniamo anche conto di quella che sta sotto, di quella che sta sottoterra, o facciamo solo il calcolo, come dire, del taglio sopra terra? No, teniamo conto di tutto, però faccio una premessa: quell'80%, anche lì, attenzione, non prendetelo come oro, 80% viene fuori dal decreto requisiti minimi, che è un decreto presente valido sul territorio nazionale, dove per la fonte biomassa solida si assegna un fattore di conversione della biomassa in energia primaria fossile pari a 0,2 e un fattore di conversione della biomassa in energia primaria rinnovabile pari a 0,8. Quindi sulla base di questa, diciamo, assegnazione normativa, noi diciamo la biomassa è rinnovabile all'80%, però è una valutazione più burocratico normativa che altro, perché poi tutto dipende davvero da che cosa ci sta, dal bosco fino all'uso finale. Quindi adesso non vorrei appunto che passasse un messaggio un po' fuorviante che la biomassa è rinnovabile all'80%. La biomassa è rinnovabile, appunto questo decreto italiano assegna questi coefficienti di conversione in primaria fossile e primaria rinnovabile, per tener conto appunto di tutti i processi che stanno nella filiera. Poi ci abbiamo una domanda di Margherita Sedino, molto pratica. Dice: in alcuni territori i boschi sono di diversi proprietari, questo vuol dire che è difficile organizzare una raccolta e una prima lavorazione delle biomasse. Il piccolo proprietario da solo non regge il costo. C'è qualche progetto in corso su questo?
Anche questa domanda è perfetta, mi viene da dire, perché il problema della parcellizzazione del patrimonio forestale e della difficoltà nell'avere una gestione coordinata è proprio forse il maggior problema relativo alla definizione del sistema di approvvigionamento. Ci sono molte esperienze positive. Vabbè, la classica provincia di Bolzano, dove questo problema è stato effettivamente risolto, ma ci sono anche tante esperienze, per esempio un'esperienza molto bella in Toscana, in alcuni piccoli comuni che hanno ottimizzato la gestione forestale proprio in funzione poi dell'uso energetico di questa risorsa. Secondo me la cosa migliore è sempre andare a vedere le esperienze di successo e capire poi quali sono i benefici nel momento in cui ci si mette d'accordo su una corretta gestione del bosco. Qui si attendono, per esempio, anche a livello normativo, tutti i meccanismi di riforma della gestione del patrimonio forestale italiano. Però effettivamente questa è una fondamentale barriera non tecnica all'utilizzo della risorsa. Abbiamo una domanda da un utente che si chiama Ferrari, dice: buongiorno, ci sono possibilità di finanziamento nei programmi europei Horizon Europe e nazionali PNRR sul tema dell'utilizzo delle biomasse? E qual è la situazione attuale su questo? Che questa domandona. Allora, cercando di fare un po' di ordine, dunque, per quanto riguarda le call europee, c'è stato un pacchetto, diciamo, di call varie sul teleriscaldamento rinnovabile e efficiente fino a un anno fa, più o meno. Adesso siamo in una situazione un po' di stallo, mi viene da dire, perché tutte le call riguardano sistemi in cui si parla di idrogeno, di stoccaggio e di messa a sistema di generazione elettrica, termica, stoccaggio idrogeno, quindi tutte le cose insieme. Non ci sono call dedicate. Però invece sul tema delle bioenergie ci sono una serie di programmi e progetti in atto, soprattutto in riferimento al legame tra uso delle bioenergie e sviluppo delle comunità dell'energia. Per esempio, a questo proposito, sul sito di FIPER, che è la federazione di cui parlavo prima, trovate dei riferimenti, anche c'è un progetto che si chiama B-COP, proprio relativo alle bioenergie. Non ho visto però delle call, diciamo, in scadenza, quindi per il prossimo futuro su questo tema. Per quanto riguarda il teleriscaldamento, si dice che si tornerà su questa tematica, ma appunto parlando di teleriscaldamento alimentato a rinnovabili in generale, non a biomassa, si tornerà su questo nel 2023 circa. Così dicono gli esperti. Poi. Bene, io non vedo più domande, la discussione è stata intensa, ringrazio tutti quelli che Io sono. vorrei fare una domanda, se possibile. Prego. Ah, sono Stefano Pignedoli del Centro di Ricerca e Produzione Animale di Reggio Emilia e una domanda è questa, che noi ci occupiamo da tanti anni di biogas e sono sicuramente favorevole al biogas e tutte quelle che sono le forme energetiche che derivano rinnovabili. Però un problema si pone, secondo me, specie alla luce dei nuovi cambiamenti climatici. Cioè, chiedevo se è stato fatto, voi l'avete fatto, sarebbe utile fare un'analisi su quelle che sono, che sarà anche in futuro la competizione tra cibo e energia, specialmente rispetto alle biomasse, alla luce anche dei cali produttivi che proprio quest'anno abbiamo assistito nel mondo, ad esempio, relativamente alla diminuzione delle produzioni di grano, cioè la terra potrebbe andare in competizione con utilizzata a scopi energetici, potrebbe andare in competizione con la terra utilizzata per la produzione di cibo. Chiedevo questo. E mi scuso perché non ho il video in quanto mi si è rotto il sistema. Nessun Grazie. problema, sono disguidi da cui passiamo tutti prima o poi. Quindi nessun problema. Allora, altro tema fondamentale è quello dell'utilizzo dei suoli agricoli per colture food o no food. Allora, anche qua io ho parlato di reflui e scarti agricoli, cioè.
La mia visione rispetto alla sostenibilità del biogas passa proprio da questo, cioè vanno mandati a digestione anaerobica reflui e residui delle attività agricole o dell'industria alimentare, per esempio. Cioè, di sicuro non vado a sottrarre un campo che deve essere coltivato per produzione di cibo, lo vado a convertire per produzione energetica. Questo è successo in Italia, ma è successo in particolare in situazioni in cui c'erano terreni agricoli abbandonati, che magari prima erano stati utilizzati per produrre cibo, ma poi successivamente sono stati abbandonati per una serie di motivi, o terreni che, come dire, rischiavano di essere abbandonati per a causa di, appunto, una redditività scarsa. Quindi in questi casi è vero che si è passati da un utilizzo food a un utilizzo non food, e magari c'è stato anche un cambio di coltura, magari da quello che c'era prima a mais. Ma sono appunto casi in cui quel terreno, in assenza di conversione energetica, sarebbe stato poi abbandonato. Allora, queste sono, come dire, le casistiche che noi possiamo accettare. Di sicuro non andiamo a prendere terreni destinati a food per trasformarli in terreni destinati a energia. Quindi non parlerei di competizione, cioè dove il terreno serve per il food resta per il food, dove in qualche maniera non potrebbe essere utilizzato per svariati motivi per produrre cibo, allora l'attività energetica è qualcosa che dà reddito all'agricoltore, che poi magari ha a disposizione risorse per investire in altro, anche per la produzione food. E poi ci sono tutte le sinergie legate al fatto, per esempio, che il calore ma questo lo sa meglio di me, immagino, che il calore prodotto con biogas può essere utilizzato per riscaldare serre, quindi ottimizzare la produzione agricola, o anche, non so, nelle industrie casearie, eccetera eccetera. E certamente io sono pienamente d'accordo con lei. La mia domanda era relativa al fatto della proiezione che mi pare abbia detto, cioè dell'aumento della potenzialità produttiva di biogas in Italia, e avevo qualche dubbio su questa potenzialità, non sul fatto chiaramente che si debbano utilizzare terreni marginali o cose quant'altro. Certo, infatti nell'incremento va tenuto conto di questo, cioè non, anche quando appunto prima Armaroli parlava delle frontiere del biometano, quando si fanno le stime di potenziale bisogna assolutamente tener conto di questo, cioè che noi dobbiamo anche salvaguardare la nostra produzione agricola italiana e tutto quello e le varie filiere alimentari che ne conseguono. È un problema complesso, la ringrazio comunque. Bene, grazie per questa ulteriore domanda che chiarisce un altro punto cruciale di tutta questa complessa partita. Io ringrazio tantissimo la professoressa Paola Caputo per questa bella lezione, bellissima lezione, per questa altrettanto bella e interessante discussione che abbiamo avuto dopo. Vi do appuntamento alla prossima settimana, dove parleremo di un altro aspetto della produzione di combustibili, non per via naturale, con la fotosintesi naturale, che era l'argomento di oggi, ma con la fotosintesi artificiale. Queste sono prospettive più di ricerca che di produzione concreta al giorno d'oggi, un tema che mi interessa molto visto che ci lavoro anch'io, e sarà con noi venerdì 19 novembre, sempre alle ore 11, il professor Giacomo Bergamini dell'Università di Bologna, e terrà una lezione dal titolo Combustibili dal sole, la fotosintesi artificiale. Io, ringraziando ancora di grazie nuovo, a voi, vi saluto tutti e auguro a tutti buon lavoro. Grazie, arrivederci, grazie a tutti. Grazie.